Salve amici, oggi parliamo di simbolismo. Ancora una volta, come nel caso del video su Seurat, non possiamo non approfondire quelli che sono stati i movimenti artistici della fine dell'Ottocento, che sono utili per comprendere l'arte attuale, l'arte di oggi. Uno di questi movimenti artistico-culturali è certamente il simbolismo. Il simbolismo nasce, comunque questo termine prende piede dopo la redazione del Manifesto del Simbolismo, che viene pubblicato nel 1886 su Le Figaro dal poeta Jean Moreau. Sotto questa definizione va letta la produzione di artisti molto diversi e soprattutto dalla provenienza geografica assai diversa. Posso citare František Kupka o Franz von Stuck, Arnold Böcklin, che è peraltro uno dei miei artisti preferiti in assoluto, che ho studiato molto e che mi ha veramente scioccato da adolescente, che ora studio ancora, ecco, come artista, e poi insomma tanti altri, Franz von Stuck che ho già citato, Ferdinand Knopfler, artisti quasi tutti di area teutonica, di area nordica, anche se ad esempio un artista italiano come Segantini viene spesso considerato un artista simbolista a pieno titolo. Qual è l'elemento fondamentale del simbolismo? L'indagine sul sogno, l'indagine sulla fantasia, sulla realtà onirica. Ma il simbolismo rappresenta anche, potremmo dire, l'ultima fase del romanticismo, un romanticismo portato all'estremo, un romanticismo tardo che certamente risente dell'influenza cosiddetta decadentista. Del resto il decadentismo altri non è se non l'ultima fase, appunto, tarda del romanticismo. Ma perché il simbolismo è fondamentale per la comprensione dell'arte contemporanea, dell'arte attuale? Perché è dal simbolismo che nasce, che proviene l'estetica surrealista. Qual è però la differenza fondamentale tra simbolismo e surrealismo? Gli artisti simbolisti indagano le stesse cose dei surrealisti, in particolare il sogno, ma è l'approccio. I simbolisti hanno un approccio letterario, soprattutto un approccio intuitivo a quella che è la dimensione onirica o la dimensione psichica. I surrealisti invece, in maniera più o meno ortodossa, cercano di dar vita a una lettura più scientifica, o partono da premesse scientifiche, in particolare partono dalla lezione di Sigmund Freud. Ma dato che l'estetica surrealista è stata sostanzialmente anticipata da quella simbolista, è fondamentale leggere il simbolismo per capire l'arte di oggi, dato che quella estetica, diciamo onirica, diciamo votata alla fantasia estrema, è ancora oggi ben presente nell'arte contemporanea, non solo nella pittura, è ancora una fonte di ispirazione fondamentale per i giovani artisti, compreso ad esempio me, ma non solo, ed è ancora, ecco, il surrealismo dal punto di vista dell'estetica, non tanto dal punto di vista così avanguardistico, è ancora oggi ben presente. Quindi il simbolismo va assolutamente riletto alla luce di quelli che sono i suoi capolavori. Basti pensare all'Isola dei Morti di Böcklin, un capolavoro assoluto a cui spero di dedicare anche un video. Dunque, per oggi abbiamo concluso, amici, vi rimando al mio canale YouTube, vi invito a seguirmi anche su Facebook nella mia pagina Giuseppe Alletto Italian Artist, e soprattutto ricordate che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.